Ciao, buongiorno e benvenuti su questo canale. Oggi vediamo un brano classico che può però tranquillamente essere applicato anche su altri tipi di chitarra, non solamente classica, può essere usato per fare degli arpeggi, per progredire musicalmente e quindi è una cosa estremamente interessante. Questo brano è stato fatto da Johann Sebastian Bach ed è stato poi adattato per vari tipi di strumento, inizialmente per clavicembalo, poi anche per violoncello, ma l'ho trovato anche nelle scuole europee di chitarra elettrica e di chitarra acustica, quindi può essere eseguito paradossalmente anche con il plettro, non solo con le dita, anche se su una chitarra classica o acustica con le dita riesce abbastanza bene, perché è un brano classico che si presta però molto bene ad essere eseguito anche su altri tipi di chitarre. Io ne farò vedere un pezzo alla volta e anche con la tab, e quindi risulterà molto più semplice eseguire poi questi bellissimi arpeggi. Comunque già quando avrai iniziato a imparare i primi arpeggi potrai poi magari applicarli per altre cose, perché risulteranno molto validi in tutto l'aspetto chitarristico in generale. Ma andiamo a sentire la prima parte del brano. Vediamo le prime quattro battute di questo brano, ci mettiamo come in un accordo di Re maggiore, però non andiamo a schiacciare la nota Re, quindi schiacciamo solamente la nota La e la nota Fa diesis al secondo tasto, terza sulla prima corda. Questa diciamo che è la forma accordale e andiamo a suonare. Sono tutti sedicesimi, quindi ta 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 ta. Queste sono le prime quattro note, quindi andiamo a suonare quarta, terza, prima e strappato, Fa diesis che va Mi, quindi. Poi suoniamo prima, terza, sempre con la solita forma e la ripetiamo due volte in questo modo. Poi lo puoi vedere comunque dalla tab. È ripetuto due volte, vediamolo messo insieme. Io consiglio di fare una battuta e poi di suonare la prima nota, in modo che un domani avrai tutti i pezzi legati nella tua testa. Quindi vediamo quindi la prima battuta da quattro quarti, questa parte che dura due quarti si ripete due volte, quindi ta 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 ta. E questa è la nota che va Re a vuoto a iniziare la seconda battuta, dove devo spostarmi su un'altra posizione, quindi devo andare col terzo dito sulla corda del Sol in questo modo. Quindi andrò a suonare la nota Sol qua, quindi quarta. Quindi quarta, seconda, prima, collegato, poi prima, seconda e prima, seconda, io sto schiacciando solo la corda del Sol, ripeto la seconda battuta, terza battuta vado a schiacciare al secondo tasto la nota Do diesis e vado a suonare con l'anulare e il medio, in questo modo, quindi quindi terza battuta, questa è la posizione, devo schiacciare Do diesis e Sol,
prima corda, terzo tasto, seconda corda, secondo tasto, e quindi diventa una cosa così. Quarta posizione, vado a schiacciare la nota Re con l'anulare, ultima battuta delle prime quattro, anulare sul Re, medio sul Fa diesis, secondo tasto. Ecco, posso togliere il Re quando vado a strappare sul Fa diesis, perché è un po' difficile, è molto facile toccare con l'anulare e stoppare. Però comunque questa nota Re dura un sedicesimo, come tutte le note di questo brano, perché è molto intenso, quindi non sarà necessario tenerla. E l'ultima nota che chiude è un Do diesis sul secondo tasto col primo dito. Vediamo le prime quattro battute tutte insieme, molto lentamente. Un po' più velocemente. Il brano procede con questa parte, sono andato avanti nelle prossime battute e praticamente c'è indicata la tab se vuoi andare avanti, però il consiglio che posso darti è quello di cercare di imparare a memoria questa prima parte senza andare avanti, senza aver memorizzato, perché se dovrai sempre leggere la tab sarà difficile, e non penso che sia una cosa di 5 minuti, bisognerà lavorarci dietro un quarto d'ora, 20 minuti, una mezz'oretta per memorizzare le prime quattro battute, ok? Quindi poi praticamente la parte seconda va avanti come ti ho appena adesso fatto vedere, e trovi la tab. Se avrò un po' di like e vedrò che c'è interesse verso questo tipo di cosa, che è molto interessante perché poi è applicabile ad altre cose, come dicevo prima, parlavo di Luciano Ligabue che nella canzone Certe Notti ha una parte di brano dove il brano va in Re, che secondo me è chiaramente ispirato a questa cosa di Bach, tra l'altro avendo conosciuto anche i suoi due chitarristi e avendo parlato, mi sembra proprio di aver capito che c'è comunque, oltre a una fortissima matrice blues, che è quella prevalente, comunque c'è anche una matrice classica. Difatti in Certe Notti il brano, quando va in Re, fa una cosa di questo tipo, lo fa col plettro, comunque vediamolo anche con le dita, non cambia nulla, è su strumming, quindi... quando faccia... e poi ricomincia a cantare, no? Quindi... Certe notti, poi riparte. Poi riparte con l'arpeggio. Ecco, forse possiamo dire che il brano Certe Notti è in 6/8, e questo invece di Bach è in 4/4. Comunque la matrice. Chiaramente si vede, diciamo che imparando questi arpeggi, queste cose classiche, sono poi applicabili volendo, comunque un bagaglio importante per poi fare anche delle altre cose. Quindi io con questo ti saluto e ti ringrazio, lasciami un like se il video è stato interessante e lasciami detto se vuoi che faccia la seconda parte, che vada avanti. Comunque trovi tutto il brano sul mio libro La chitarra spaziale, sono 5 pagine scritte con le tab e dove sono spiegate molto bene le diteggiature, perché sono fondamentali, perché se tu non parti con le dita giuste e vai a vedere nota per nota diventa poi difficilissimo gestirle, e quindi trovi sempre le indicazioni numeriche di quello che dovrai andare a fare. Qui troverai il primo dito sulla nota La, secondo dito sul Fa diesis, e quindi così riesci a fare il brano. Se usi altre diteggiature o non sai dove mettere le mani, diventa difficilissimo. Quindi grazie e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!